Ultra del Napoli tentano l'assalto e 8 arresti il procuratore, serve intervento normativo. Un trasferimento organizzato per allontanare i tifosi tedeschi dell'Eintracht da Napoli ed evitare altri problemi dopo gli scontri di ieri. È quello che è successo in queste ore. Nella notte un primo gruppo di 300 tifosi tedeschi hanno lasciato il capoluogo dopo il tentativo degli ultra del Napoli di arrivare all'albergo nel post partita. Tentativo sventato dalle forze di polizia. In queste ore sono stati scortati altri 300 tifosi dall'hotel dove alloggiavano in parte verso Roma. In parte all'aeroporto di Capodichino e in parte a Salerno. In queste ore abbiamo eseguito già degli arresti sia di tedeschi che di napoletani. Al momento sono 5 gli italiani arrestati e 3 i tedeschi. Lo ha detto il questore di Napoli. Alessandro Giuliano, nel corso di una conferenza stampa in prefettura a Napoli al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dopo gli scontri tra ultra napoletani e tedeschi che ieri hanno devastato il centro storico della città. Il numero, secondo quanto riferito dalle autorità, è destinato a salire. Gli arresti sono in maggioranza indifferita. Tranne uno in flagranza. Gli episodi contestati riguardano le devastazioni a Piazza del Gesù e il lancio di petardi vicino l'albergo del lungomare in cui alloggiavano i tedeschi. Quello che è successo a Napoli è sconcertante e preoccupante se pensiamo alla gente che ieri era in strada e all'esempio che viene dato da questi gruppi ultra. Abbiamo assistito a un fenomeno di violenza che ormai va ben oltre l'evento calcistico. Lo ha sottolineato Sergio Amato, procuratore aggiunto di Napoli, in collegamento con Rai News. Ritengo che le forze dell'ordine abbiano fatto un lavoro eccezionale, paradossalmente hanno saputo limitare i danni al massimo. Ma per fronteggiare questi eventi, ha spiegato il magistrato, serve intervenire sul piano normativo sotto il profilo dell'effettività delle sanzioni e di una fase cautelare più rigida.